Messina, la piazza più importante della città, quella storica, la centralissima piazza Cairoli. Sono le 7 del pomeriggio, ma sembrano le 3 di notte. Buio e solitudine, anche apprensione per i commercianti della piazza. Camminare in questa che sembra un bosco più che una piazza non è facile. Dopo tante promesse, tante speranze, sembra impossibile che la piazza che vediamo in queste immagini sia la stessa che ha ospitato il Food Street Festival, riempiendosi di pubblico. Eppure, ecco come si presenta Piazza Cairoli, il salotto buono della città dello Stretto ad un'ora che dovrebbe invece vederla viva e con le famiglie che passeggiano come era una volta. E allora sono le 7 di sera, non è notte, non sono le 2 di notte, questo è Piazza Cairoli, completamente al buio. Questa è un'isola pedonale, un'area chiusa, ma senza attrattive, senza iniziative, anche senza illuminazione. Insomma, un'isola abbandonata, e c'è anche di peggio. Il problema principale della piazza principale della città di Messina è la sicurezza. Sono le 5 del mattino del 17 agosto del 2014. Uno degli edicolanti più anziani della città apre la sua attività come sempre all'alba. Ma quella non è una mattina come tutte le altre. Ad attenderlo c'è un giovane di 24 anni e le sue intenzioni non sono delle migliori. Orazio Gemelli ha trascorso una nottata di eccessi, ma ancora non gli basta. È così che, presa una pietra dalle tante che si trovano a portata di mano nelle aiuole degli alberi della piazza, letteralmente attacca le vetrine dell'edicola frantumandole, per poi aggredire l'edicolante ottantenne. La rapina frutta pochi spiccioli al giovane, ma serie ferite all'anziano commerciante. Gemelli confesserà 48 ore dopo, crollando di fronte al video delle telecamere di sicurezza che lo inchioderanno, sul luogo le vetrine spaccate ed una pietra insanguinata. Pietre come queste. Non ci fossero state le pietre a portata di mano, non sarebbe successo, come non sarebbe successo a suo padre, a meno che ci chiamava un pugno. Dico, ma non ci chiamava un colpo di pesce. Certo. Dico, è così, a meno che non ti porti una spranga da casa. Dico, chi stai nascendo scusso? Non ha insegnato nulla quanto accaduto quasi 4 anni fa. Nel frattempo l'edicolante è morto, non a causa dell'aggressione, ma con quest'ultima esperienza che poteva certamente risparmiarsela e che ancora vive negli occhi dei parenti che la ricordano ogni volta che chiudono la sera al buio la loro edicola. Non molto tempo fa, un'aggressione a suo suocero dentro l'edicola. E l'arma, il corpo contundente, è stato proprio una di queste pietre. Perfetto. Alla luce di questo, cosa vogliamo dire all'amministrazione, a chi deve occuparsene? Vigilanza, vigilanza che non ce n'è. Qua siamo dimenticati da tutti. Già alle 7:30 siamo costretti a chiudere per andarcene a casa perché non si può stare più qua. Thank you.
stata proprio una pietra di queste. Allora, 52 allora, punti gliel'ho data al mio suocero. Queste pietre, queste aiuole, quando sono state fatte, c'era qui messa una rete elettrosaldata in questi punti. Come potete vedere lì c'è un fermo perché ci si metteva la rete, proprio per non far prendere queste pietre che sinceramente hanno messo, che di bellezza non so cosa c'è di bello. Dico, questa rete dopo un po' di tempo, vuoi perché le persone inciampavano, cose, si facevano male, cadevano, l'hanno eliminata questa rete e hanno lasciato queste pietre così a vista, che si possono prendere tranquillamente. E non ci dobbiamo dimenticare che anni fa il mio collega di fronte, il papà, è stato preso a colpi di pietra in testa, è uscito sulla Gazzetta, e quindi sappiamo quale pericolosità hanno. Ora, io dico una cosa, i vandali ci sono in tutte le città. È chiaro che se gli mettiamo a disposizione una pietra che uno può prendere tranquillamente, preso dall'ubriacatura, presa, dico, può far male. Quindi noi abbiamo tentato più volte di far rimuovere queste pietre, di rimuovere queste pietre. Quindi, come potete vedere, lì mi hanno fatto danno alla vetrina. Dico, parliamo di un vetro antiproiettile, un vetro bello spesso, perché sennò si sarebbe rotto. Allora, io quello che chiedo è semplicemente di rimuovere le pietre, perché è un pericolo per le persone, perché oggi come oggi sentiamo tante cose. Dico, quindi mettere a disposizione delle pietre che uno liberamente può prendere, dico, è molto pericoloso, quindi direi di rimuoverle. Chiaramente è stato varato un decreto, che è il decreto Gabrieli, sulla sicurezza dei luoghi. Dopo i fatti che sono successi a Torino, ci sono stati 1500 feriti. Quindi noi non chiediamo la rimozione di tutte le pietre, chiediamo la rimozione delle pietre che sono oggetto di pericolo, cioè le pietre distaccate dal pavimento. Però questa qua, che è già distaccata, io la prendo e la tiro contro l'edicola, quindi mi viene facile rimuovere una pietra che è interrata, capite che... Praticamente queste pietre che prima erano fissate adesso sono libere da molto tempo e diventano un'arma contundente per qualsiasi tipo di reato. Guardi, questa ad esempio io la posso prendere agevolmente e spartare la testa. Grazie a queste pietre così l'operatore dell'edicola allora ha subito una ferita che ha determinato l'intervento con 52 punti di sutura. E praticamente almeno togliere le pietre che emergono e che si possono prendere facilmente. Poi c'è un'edicola che ogni tanto viene colpita da qualcuno come passatempo, ma voi immaginate cosa succede anche se c'è una rissa fra ragazzi, nella rabbia può essere presa una di queste pietre e colpire un ragazzo e anche causare, si può causare anche la morte. Non ha imparato nulla l'amministrazione comunale da quanto è accaduto nel 2014. Le pietre sono ancora qui ed il buio tutto intorno. Può essere anche usata questa per effettuare anche rapine, anche per uno scippo, perché prende una pietra, colpisce improvvisamente una persona alla testa, specialmente di sera, e fai il furto. Oggi come oggi
oggi sentiamo tante cose, dico, quindi mettere a disposizione delle pietre che uno liberamente può prendere, dico, è molto pericoloso, quindi direi di rimuoverle. L'illuminazione purtroppo oggi non è adeguata alla piazza. In passato, parlando con l'assessore Cacciola, ci aveva promesso tre cose. La prima era la rotatoria qua sul Corso Garibaldi. La seconda, l'adeguamento dell'impianto elettrico che passava da lampade a fluorescenza a lampade a LED. E quindi in questo senso il comune avrebbe anche un risparmio economico, perché chiaramente una lampada a LED consuma il 70% in meno di una lampada a fluorescenza. Un ambiente ideale per delinquere, la si potrebbe definire così Piazza Caroli, anche perché la poca luce che restituiscono i pochi lampioni soffocati dagli alberi, non potati, viene ancora più ridotta dalla decisione di tagliare un palo della luce, uno dei pochi non sommersi dalle fronde degli alberi, per fare spazio ad una pista del ghiaccio a Natale. Ma dopo il Natale, dopo lo smontaggio della pista, nessuno ha ripristinato il palo e questa zona è rimasta completamente al buio. Ancora di più. E le pietre sono ancora lì. Proprio lì c'era un palo della luce con tre fari. E quando hanno fatto la manifestazione natalizia, molto bella devo dire, l'hanno tagliato per creare questo palaghiaccio. Poi, finita la festività natalizia, hanno smontato tutto, però quel palo non è stato più messo. Non riuscivano a rimuoverlo. Questo tratto era illuminato. In occasione delle ultime manifestazioni hanno pensato bene di tagliare un palo con tre fari che c'era qua e non è stato più ripristinato. Su Piazza Cairoli, questo è lo stato del progresso di Piazza Cairoli, dobbiamo dire che quando c'è stata l'ultima formulazione dei fondi d'ASI, il Consiglio Comunale, che poi la legge non l'ha più prevista, io avevo fatto un emendamento di 680.000 euro per rifare l'intera Piazza Cairoli, di cui 300.000 erano destinati agli arredi. L'amministrazione voleva togliere tutte le somme, poi dopo una lotta finita quasi a mezzanotte nella stanza del PD, io ho tolto i 300.000 per gli arredi, ma ho lasciato 380.000 euro per rifacimento. E se si sono fatti dei lavori è grazie a questo finanziamento. Però onestamente questi lavori per 380.000 euro, per tale importo, io non li vedo realizzati. Quello che hanno fatto non mi sembrano opere di tale importo. Dobbiamo guardare anche l'aspetto economico della piazza. Noi chiediamo un libero confronto, il nostro non è un atto di protesta. Quando il Consiglio si riunisce e vuol prendere delle decisioni, è il caso che si interfacci con gli operatori dell'oggetto della riunione. Devono tener conto che non è solo una questione dei commercianti, perché dietro i commercianti ci sono poi gli impiegati. Quindi tutto ciò che comporta, un disagio alle aziende si riflette anche sugli impiegati delle aziende. Oggi Messina non attraversa un momento sicuramente florido per quanto riguarda l'economia, che poi fra l'altro in parte è sorretta da piccole e medie imprese, che questo abbiamo oggi a Messina. Quindi noi chiediamo al Consiglio Comunale, nello svolgimento, di coinvolgere anche gli operatori delle zone interessate.
tenendo conto che noi più volte abbiamo chiesto l'apertura di via Giordano Bruno e l'apertura del tratto adiacente al tabacchino e al negozio di Zialù, perché secondo noi c'è un problema di viabilità. C'è, sulla via Giordano Bruno si crea un tappo che poi chiaramente questo va a ripercuotersi su via Ugo Bassi, che diventa praticamente impraticabile. Questo è quello che noi vorremmo che l'amministrazione in tutta tranquillità, in tutta serenità affrontasse come problema. Giriamo a destra, vediamo l'assoluta inesistenza di questa efficienza, di questa via Giordano Bruno chiusa, in quanto non fa altro che formare un tappo. Nell'ultimi consigli comunali, dove abbiamo avuto lo scontro sull'isola pedonale di Via dei Mille, avevamo proposto un gruppo di consiglieri di prevedere l'isola pedonale sino sul viale San Martino sia via Santa Cecilia, di riaprire la via Giordano Bruno, che rientra anche in un progetto che ho presentato io, e di destinare l'isola pedonale via dei Mille il sabato e la domenica. Ma l'assessore Cacciola, il gruppo PD e Cambiamo Messina dal Basso non ha accettato. Però questo non toglie la possibilità all'amministrazione di riaprire la via Giordano Bruno, perché quando tu prevedi una zona d'isola pedonale nel PUT, come abbiamo fatto noi nel 2014, in quella zona è poi l'amministrazione che sceglie quale parti chiudere e lasciare aperte, per cui questa via Giordano Bruno la potrebbe riaprire subito e non danneggiare più gli esercizi commerciali che ci sono in questa zona. Non basta chiudere aree pubbliche e trasformarle in aree pedonali, sottraendole alla circolazione urbana. Non si creano così le isole pedonali. Questa è l'opinione dei commercianti, ma non solo quelli di Piazza Cairoli. Piazza Duomo, Largo Seggiola e tutte le aree dove sono calate le transenne dell'amministrazione comunale, i dissensi sono stati forti e spesso anche drammatici. Come drammatiche sono le chiusure delle attività commerciali esistenti anche alcune da decenni. Era necessario costituirsi con un comitato e confrontarsi con l'amministrazione. Sta arrivando dall'alto la decisione di chiudere, di determinare quindi la zona del Duomo area pedonale, senza alcun tipo di confronto verso i commercianti della zona. Non ha senso avere un pezzettino di strada dove passano motocicli, autobus, taxi, carrozze, trenini, biciclette, motorini e di tutto e di più. E noi, se dovesse venire, anzi se viene la sera, viene a prendere qualcosa, stare un po' in compagnia con gli amici, sia da un lato che dall'altro la strada è tutta posteggiata, cioè c'è tutte le macchine in doppia fila, sia da un lato che dall'altro. L'isola pedonale Duomo continua ad essere quello che fin da subito si è rivelato, un'area non definibile, con una strada, la via Primo Settembre, chiusa al transito ma nella quale passano liberamente taxi, mezzi turistici, ma anche auto e motorini. A distanza di un anno e mezzo è rimasto così, senza alcuna addobbo, senza nessuna motivazione, senza nessun senso. Se per lui questo è un successo, chiuda la via Cesare Battisti, la Consolata del Mare, faccia tutto il centro storico pedonabile. Invece qui ancora nella zona del Duomo, in via Primo Settembre, e limitrofi non è stato fatto nulla, non è stata messa una luminaria natalizia, non è stato messo un addobbo, una panchina, un cestino per conferire i rifiuti. Più che un'isola pedonale è un'area circoscritta che sembra un piccolo villaggio fantasma, quella di Piazza Castronovo, con 10 casette quasi del tutto disabitate. Non più di 4 commercianti nell'isola pedonale cui è stato assegnato lo spazio e che hanno utilizzato effettivamente la struttura costruita e collocata dalla Confesercenti, assegnata però dal comune di Messina. No, malissimo, malissimo. Ci hanno penalizzato perché la gente non ha la cultura dell'isola pedonale e poi per il nulla, perché se ci fossero stati gli eventi e sarebbero andati a buon fine, viva Dio, d'accordissimo. Quel palco è stato utilizzato?
Assolutamente no, anzi sono salite e sono scese per il nulla, perché c'erano loro e i parenti di loro. Nessun cittadino ha partecipato, perché il cittadino va verso il centro, dove in effetti un'isola pedonale, dico, l'abbiamo realizzata, è vivibile, la gente va. Qua se trova il nulla facciamo. Ci sono molte lamentele che dicono non siamo stati sentiti. Questa è una cosa assolutamente che non condivido e non accetto, perché noi ci sono testimoni di tutti i tipi, dai commercianti ai cittadini, anche ai consiglieri delle varie commissioni, quindi c'è stata una grande partecipazione iniziale, anche con un dibattito acceso, non è stata mai una cosa molto tranquilla, però partecipata. Ma ci vuole l'isola pedonale, è giusta, ma concepitela diversamente. Cambiamento, che noi ogni volta ne parliamo, lo demandiamo sempre agli altri, e se non lo facciamo noi non cambia nulla. Ma peggio ancora è creare aree pedonali e dimenticarle al buio e con armi improprie a disposizione di facinorosi, folli o più terribilmente alla mercé di chiunque. È veramente la voglia del cambiamento, signori, continuiamo così perché veramente sarà una bellissima vita per le future generazioni.